In una tribù africana viveva il gran leader Ajo. Ajo era intelligente, forte e veloce. La sua famiglia, gli Ajangengo, erano grandi cacciatori. Però giunsero i tempi della carestia, così Ajo consultò lo sciamano della tribù. «Che cosa devo fare in modo che tutti abbiano da mangiare?» chiese. Lo sciamano agitò le lumache con le quali prevedeva il futuro. «Devi fare un grande viaggio», disse. «Per raggiungere questo obiettivo hai questi amuleti. Una piuma d'aquila che volerà sopra di te e ti avviserà quando ci saranno dei problemi. Una baraka, la parola magica che darà la lucidità per prendere decisioni. Una corda cui aggrapparsi in tempo di tempesta. Alla fine del viaggio troverai un luogo migliore per la tua tribù, pieno di alberi sacri carichi di frutti, i baobab». Ajo si mise in cammino e ad ogni passo dalla sabbia usciva un suono. Vorò, vorò. Quando Ajo guardò incuriosito il terreno, scoprì che il vento stava cancellando le sue tracce mentre avanzava. Ajo cercò subito una soluzione. Lascerò dei rametti per non dimenticare come tornare e perché altri possano raggiungere i baobab. Felice, Ajo continuò per la sua strada e mentre lasciava i rami cantava Ajo Ajango, la melodia della sua tribù. Ayo Ayango, Ayo Ayangengo, Ayo Ayangengo. All'improvviso l'aquila lo avvertì della presenza di tigri e leoni. Continuare a cantare era pericoloso. Doveva continuare in silenzio. L'aquila lasciò cadere le piume per mostrargli la retta via e Ajo le seguì senza emettere alcun suono. Nel frattempo, il tempo passava nella tribù. A causa della fame, decisero di inseguire il loro capo Ajo. Lungo la strada scoprirono i rami che aveva lasciato. Due rami significavano il suo nome, Ajo. Quattro rami indicavano il suo cognome, Ajangengo. «Dobbiamo andare tutti allo stesso ritmo per non perderci», si dicevano. E avanzavano tutti allo stesso ritmo cantando Ajo Ajango. Allora l'aquila apparve per avvertirli. «Ci sono tigri e leoni lì!» Proprio come aveva fatto in precedenza, Ajo rimasero in silenzio. All'improvviso si levò una grande bufera che spostò tutti i rami. Il vento era sempre più forte. Così la tribù passò una corda tra i rami di Ajo. Collocarono anche dei tronchi ogni quattro passi affinché la corda non volasse. In questo modo nessuno si sarebbe perso. Alla fine arrivò la calma e tutti cantavano, applaudendo e suonando mentre proseguivano il cammino, un percorso che avrebbe riservato loro molte sorprese.